È in corso l'assegnazione delle destinazioni per gli ingegneri, gli architetti e i geometri che hanno dato la propria disponibilità per la verifica di agibilità degli edifici privati. Sono 80 squadre, cominceranno domani il loro lavoro, un lavoro anche che sta portando avanti la procura per quello che riguarda l'inchiesta, che come dicevi è molto minuziosa. Allora, vediamo la ricostruzione di questa giornata d'inchiesta. Nulla sarà tralasciato. L'indagine sui crolli di Amatrice continua, ma è prematuro parlare di tempi, ci spiega il procuratore capo di Rieti Giuseppe Saglieva. Il primo passo riguarda il lavoro di raccolta. La scuola di Amatrice ha un ruolo di primo piano nell'inchiesta, poi si passerà agli edifici pubblici e ristrutturati da poco. Per ora abbiamo individuato, diciamo, i comandi provinciali di Carabinieri e Finanza, dove stanno affluendo le carte che vengono raccolte, e dopo provvederemo a una prima catalogazione e poi distribuiremo le carte per, diciamo, per argomento, perché tutto dovrà essere passato al setaccio. Oggi un incontro di accordo con il generale Gaetano Scazzeri, comandante del nucleo speciale anticorruzione della Guardia di Firenze. E sempre oggi visita dei magistrati ad Amatrice. Sotto la lente di ingrandimento ogni minimo file. Peraltro i documenti che consentiranno di evidenziare forme di, non dico di malaffare, ma insomma di tutto ciò che può essere frutto di, così come è successo per altri fatti analoghi, che possa essere oggetto di analisi da parte nostra. Quindi degli